A belle forchette, buongiorno a tutti, belli freschi di mattina si riparte, appena alzati partiamo, dove? Andiamo al sud Italia, continuateci a seguire. Piccolo break perché la fame ci sta sempre. Peccato il sottrascio di pizza margherita a 4,99 euro. Non dico niente. Dimmelo voi. Pomodoro e mozzarella, classico, proprio la pizzeria, proprio niente di speciale, 5 euro. Siamo all'autogrill Sarni. Una tira l'altra, non me ne tiro un panza, infatti una per una. Sai quanto cazzo la cura non è questa? Niente, le vanno giù come un bicchiere d'acqua. Niente, che fai all'autogrill di Teano? Come l'ho viste, le ho depredate insieme a queste e insieme allo Smarties. Belle forchette vagabonde! Lo sai perché vi dico vagabonde? Non vi ho detto mica ando sto, eh! Volete sapere dove stiamo? Salerno, ragazzi, e oggi vi porto dove se magna e se dorme forte. Via Arce, al B&B, gli archi dei diavoli. Namo che vi voglio far vedere. Prima pioveva, è arrivata la panza e arriva il sole. Lo sapete, io vi porto proprio il sole dappertutto. Qua se magna, se dorme per davvero forte, eh. Ma mo, vi voglio far vedere dove stasera vado ad approdare la panza. Ciao cara! Ciao, piacere Vanessa, benvenuti qua. A Salerno. Grazie. Il mio B&B, gli archi dei diavoli. Gli archi dei diavoli, andiamo a vedere questi archi dei diavoli, andiamo. Ti entriamo? E allora andiamo, venite con me, va. Venite con me, ragazzi, venite con noi in questo caso. Eccoci qua. Nel B&B gli archi dei diavoli. Gli archi dei diavoli, perché si chiama così? Allora, in fondo alla strada Via Arce, che già richiama il nome degli archi, c'è un acquedotto medievale. C'è una leggenda che narra del mago Barliario che invocò i diavoli per costruire gli archi in una sola notte, per salvare la vita sui due nipoti, e quindi gli archi dei diavoli. A Salerno l'acquedotto medievale è noto come archi dei diavoli. Quindi regà, siamo agli archi dei diavoli e mo vediamo un po' se sto diavolo riesce un po' oggi a dormire forte. Ma pazzo lo faccio vedere tra un po'. Guarda che roppetta, raga. Sempre a tu piace, eh? Sempre a tu piace. Oh, tu piace, eh? Bello pulito, ci piacciono sti colori. Rosa è un ottimo stimolante per il sonno. Ma andiamo che vi faccio vedere il resto di tutto il B&B. Andiamo. Pronti? Bella vaschetta la mattina, guarda che bella, raga. Ma soprattutto profuma, pulito, raga, splende. Box, doccia. Poi andiamo, giriamo, andiamo di qua. Qua è dove domani mattina noi faremo colazione alla grande, quindi domani mattina se magna forte, anzi pure tra un po' se magna forte. Guarda raga, poi per chi c'ha i calori nel mese di novembre se può stare pure da fuori, bello, intimo, carino, per giovani proprio, bello, una cosa molto molto intima, proprio da coppia, da innamorati. Che vi devo dire, raga, io per adesso, come sono arrivato, già tante note positive per sto B&B, che è molto carino. Ci abbiamo pure immancabile il caffè, sempre, questo, raga, io tra un po' ci faccio il tatuaggio perché io sono proprio caffeinomane. Me la spieghi bene, Vane, questa cosa dell'app, come funziona qui? Scopri i nostri consigli per vivere esperienze nei dintorni. Utilizziamo l'app WeTeaWay per consigliare a tutti i nostri ospiti le esperienze da fare a Salerno, i luoghi da visitare, i ristoranti dove assaggiare i prodotti tipici di Salerno e anche qualche convenzione che la nostra struttura ha con ristoranti, stabilimenti balneari, attività in genere da fare qui a Salerno. Quindi ragazzi, abbiamo l'app per scoprire Salerno, dove na magna, donnassa divertì e andassi a far bagno, che in questi momenti magari un po' di meno. Ci vediamo stasera perché qui a disposizione hai le tisane, perché se mangi pesante ovviamente poi dopo devi dormire. Faranno le tisane col mister. La tisanina per andare a dormire. Faranno le tisane col mister muscolo perché non sanno quello che mi bagno. Regà, sono tornato a letto, mi spiaggio come le foche del mare, proprio hai visto sulla sabbia come si spiaggiano così,
visto che mi sono mangiato sto mondo, quell'altro è quello che dovrà venire, io me ne vado a dormire, bruciare la pancia e vado a rilassare il muscolo macinatore. Se vediamo domani mattina che c'ho sonno, guarda raga, io la faccio più. E il fega d'aranca, ho fatto lavorare. E quando ti si ammappa, ti viene la sonnolenza. Io vi saluto e vi do la buonanotte, se vediamo domani mattina. Buongiorno a tutti, belle forchettine. Un attimo solo che vi voglio far capire la prima colazione quanto è importante. Ci penso un attimo, capisco dove mi sta. Io ho una griglia qua, quindi una cosa di qua, una cosa di qua, una cosa di qua. Noi cominciamo proprio alla grande. Il resto si mangia forte, sempre in eleganza scapigliata, però va bene. Questa, regà, è la colazione campana. Cioè, io mi vorrei far sentire l'odore che manda questa torta, guarda, dove da venire Vanessa ci deve spiegare bene, perché io prodotti già li conosco. Adesso Vanessa ce li elencherà. Iniziamo dalla torta. Da dove vuoi? La torta è fatta in casa, l'abbiamo fatta ieri sera, con le mele annurche. A Salerno c'è una zona geografica qui vicino, rinomata per le mele annurche. Ci abbiamo fatto la torta. Lasciamo le colazioni internazionali agli altri, noi facciamo la colazione tradizionale campana. Periodo di castagne, quindi abbiamo fatto i calzoncelli col castagnaccio, due versioni, fritti con, ovviamente fritti perché le cose dietetiche non ci piacciono. Esatto, giusto? Giustissimo. Fritti con lo zucchero a velo e questi qui invece sono al forno, quindi un po' più dietetici, però ci abbiamo messo il miele. Che rafforzativo, certo, certo. Perché sennò è troppo leggero. Questo è tipico di questo periodo, quindi li trovate solo ora che ci sono le castagne. Poi abbiamo le classiche sfogliatelle, le ricce e le frolle, che sono due tipologie di sfogliatelle da non confondere, sono tipiche napoletane. Esatto. E poi abbiamo la veneziana, una cosa un po' più così, anche per una brioscina. Una brioscina che ci può stare. Che ci puoi mettere la Nutella, la marmellata con la crema. Quindi puoi anche ripersonalizzare volendo, e spacchi, butti dentro due belle pennellate di Nutella. Proprio. Così che te la fai proprio familiare. Ma io intanto ti ringrazio per questa bella colazione che mi hai portato, perché io non so da dove iniziare, anche perché tanto qua, regà, pezzetto pezzetti faccio con me le formiche. Caffè? Cappuccino. Dal cappuccino, grazie, okay. Grazie. Io lo dico sempre, proprio l'accoglienza di Vanessa è stata top, 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 top. Avete capito, sì, come si fa a colazione qua? Questa è la colazione dei campioni? No, regà, cioè, guarda, la firma di Vanessa, guarda, guarda, guarda. Mo diranno, ma che sta a passo matto? Molto faccio vedere che faccio. La veneziana, bella spartana, non è che campo sempre che vi posso imparare sti trucchi, gli damo quel tocchetto di classe, quell'energia in più che serve la mattina per le panze come le nostre, stanno sempre a macinare il motore, proprio bello gagliardo. Hanno capito, e fa così a casa, eh? Buongiorno e buon inizio giornata. Che spettacolo, regà. Questa è la sfogliatella, la liscia, quella di frolla, regà, o riccia o liscia è buono uguale, vai sereno. Magna, queste sfogliatelle proprio qua non è per tutti, quindi regà, armatevi, fatevi i bagagli, fatevi le valigie, venite a trovare Vanessa che fra mattina vi fa trovare sta colazione dei campioni, belle cariche di abbondanza, solo per pazzi ignoranti, regà, che ecco una botta. È troppo buono, regà. Oltre alla frolla che dà paura, regà, perché sta pasta è da paura. È sto ripieno che purtroppo noi a Roma lo potremmo proprio sognare. Non ci arriviamo proprio, quel tocco ci manca, regà. E qua lo trovate. Oh, oh, buongiorno! Eccoci. È arrivata la colazione. Ma una colazioncina leggera, leggera, leggera. Giusto due cose. Sempre per rimanere molto leggeri, perché la giornata è lunga. Ci consoliamo molto. Prego. Molto bene. Wow. Tutto per me? Te lascio te l'onore, vai. Ah, faccio io? Certo, ci mancherebbe. Cosa ci sarà per colazione oggi? Oh! No! Io... Voilà! No! Una cosa stupenda proprio, la ciambella sì. La zeppola. A Salerno si chiama zeppola, a Napoli giusto. Graffa, da noi è zeppola, da non confondere con la zeppola di San Giuseppe. Ok, perfetto. Ma io ho visto proprio questi, ragazzi. Ho pensato che il babà semplice fosse poca roba, quindi... Bello caricato, certo, giusto, c'ha più crema, sapore. Pasticcera, due amarene. Da prima mattina si mangia forte, vai. Io voglio sapere dove prendete voi sta roba per fare colazione la mattina, Vanè. Allora, questa
è la nostra pasticceria che ci fornisce per le colazioni. Gli ospiti possono scegliere se farla da noi in struttura, se per loro è più comodo, se si svegliano un po' più tardi, che vogliono andare tranquilli. C'è la pasticceria Landi che ci rifornisce, che è a 2 minuti da qui. Ragazzi, io vi faccio capire, Landi come si è presentato? Già parto col sorriso io, parto col sorriso, sai perché? Perché mi mangio questo, regà. Tiè. Come prima colazione, no? Tanto per carburare, tanto per capisce qualche cosa, va bene, no? Ammazza, regà. Cioè, proprio, manco si sente per quanto è soffice. Una crema pasticcera gagliarda, con l'amarena, ma soprattutto una bagna che è bagnato. Perché il babà adesso è proprio bagnato, proprio se vuol dire bello, suppo, fracico. Non troppo alcolico, poi io lo dico sempre, c'è chi magari aggiunge un po' più di rum, chi invece lo lascia il livello di pasticceria, così lo possono mangiare pure i bambini, tipo questo qua. Belli ragazzi, eccoci qua. Io un attimo mi sto spiaggiando, mi sto per sentire a me. Me ci sono trovato proprio bene, bello, tranquillo. Allora, vi volevo fare un bel sunto. Sono rimasto non soddisfatto, ma di più. Raramente mi capita, vi dico sta cosa. Vi ricordo intanto dove siamo. B&B Archi dei Diavoli, situato in via Arce a Salerno. Vi dico proprio come ho vissuto questa stupenda esperienza. Siamo entrati qui dentro, ragazzi, con un'accoglienza di Vanessa che è stata proprio top. Vi dico questa cosa perché, a differenza degli agriturismi, hotel, ostelli, B&B, c'è una minima convivenza, diciamo, nel momento della colazione con il proprietario. Lo sapete, i B&B sono stanze, quindi stanze di pernotto e colazione. Ma noi ci siamo trovati veramente, veramente bene, perché Vanessa è stata talmente gentile, educata e molto alla mano, che ci ha fatto sentire proprio a casa, come se ci conoscevamo già da parecchio tempo. Quindi questo è l'ambiente che trovate appena aprite la porta del B&B. Oltre a questo, ci siamo trovati in un ambiente pulitissimo, ragazzi, e un ambiente quasi di casa, perché è molto intimo. Sono 2 stanze e 2 bagni con sto spiazzetto per chi ha una sigaretta. Io faccio colazione da fuori. La cosa bellissima che sono andato a vedere sono stati i bagni, doccia, quello che vi pare a voi. La cosa bella che mi ha colpito dentro questo bagno, ragazzi, io dici, mazza, questo vai a vedere? Certo, vado a vedere questo perché io mi voglio assicurare che quando voi venite qui da Vanessa e gli dite, guarda che io vengo dal video dell'assaggiatore, che ho visto quel video, vi dovete trovare come mi sono trovato io. Io vi dico una cosa, ragazzi, io farei un'altra settimana. La cosa che ho notato bellissima e straigienica, ragazzi, è l'idroscopio, che sarebbe in poche parole, e la mano rustica, lo spazzolone per pulire il water, tipo una doccetta, diciamo, che c'ha un getto potentissimo, più igienico di quello, regà, guarda, non potevo trovare. Ma soprattutto le ciabattine come la spa, che è una cosa bellissima, tipo le ciabattine di carta, e le sono celofanate, quindi le apri, le metti, ti fa la doccia e vai. Poi abbiamo trovato un servizio di colazione, regà, andò proprio, devi mangiare proprio con la pala. I prodotti locali di Salerno, i sapori sono molto diversi da quello che vi mangiate, regà. Io vi dico, ogni posto c'ha il suo. Non c'è il frigo bar, quello quadrato, quello che c'entrano due bottiglie per puzza. C'è il frigorifero di casa, condizionatori, climatizzatori, quindi caldo e freddo, ragazzi. Qua a Salerno, inverno, estate, ci si può venire, perché ci stanno 2 cose. Una per il periodo di dicembre, che è le luminarie, che sono conosciute in tutto il mondo, il mare, regà, che noi qua dal centro stiamo 100 metri, cioè esci e stai al centro di Salerno, trovate di tutto e di più, se trovate tutto. Ma soprattutto, regà, una cosa importantissima è come avevamo dormito. Materassi in memory, l'odore bello delle lenzuola la mattina, che tu senti questo odore bello, ma se dorme proprio bene 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 bene. Non bevete da me così, perché mi sono sbrigato, perché volevo fare colazione, perché regà, io c'ho fame 24 h, lo sai. Avevamo dormito da paura, bene, forte forte se magna e se dorme forte. La fascia del prezzo, ragazzi, che me l'avete chiesta l'altra volta, ma adesso facciamo una cosa più specifica, dai 75 a euro 100, secondo la fascia stagionale che scegliete, perché può cambiare per quello lì. Detto ciò, ragazzi, credo di avervi detto tutto. Facebook, YouTube, Instagram e TikTok, seguite l'assaggiatore, perché in dose magna forte se dorme pure forte. Dai, regà, continuate a seguire. Io tristemente ritorno a Roma. Ciao belli.